Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina. Oggi parliamo di un prodotto tipico del sud, i lampacioni. I lampacioni che vengono anche chiamati lampagioni oppure cipolle delle serpi. Questo prodotto è ottimo sia bollito e condito con olio, sale e aceto, oppure fritto, soffritto alla brace. Cotto sotto la cenere, una ricetta antichissima. Se li cuocete sotto la cenere, non li dovete pulire come farò io adesso, ma dovete metterli così come sono sotto la cenere, così recupererete più bulbo possibile. Oppure sono buonissimi per fare frittate, zuppe. Da noi in Puglia vengono aggiunti alle tielle di arrosti, tipo spezzatino oppure l'agnello, e quindi si aggiungono le patate e i lampacioni. Si possono conservare sott'olio da consumare successivamente, mangiati col pane, bruschettato. Ora io vi mostrerò una ricetta che è veramente bellissima e ha qualcosa di magico. Per il momento, però, puliamo i lampacioni. Il lampacione comprato si presenta così, ricoperto di terra. Ora noi andiamo a incidere, tagliare la parte superiore e ad eliminare i primi strati, che sono quelli più sporchi, più coperti di terreno. Cerchiamo di non togliere troppi strati, altrimenti va a finire che buttiamo tutto il frutto, tutto il bulbo. Quindi, eliminati i primi strati, andiamo a tagliare la parte di sotto. Mi raccomando, non tagliatela eccessivamente perché poi per la ricetta che andremo a realizzare ci servirà. Quindi, una volta ottenuto questo, lo immergiamo in acqua e poi lo andremo a sciacquare più volte. Quindi tagliamo, eliminiamo il primo strato del bulbo, così. Poi la parte della radice. Così. Tagliamo giusto il necessario. Immergiamo in acqua. Ora io continuo a pulire i lampacioni e poi procediamo con la ricetta. Quindi, una volta eliminate le foglie esterne e dopo aver sciacquato abbondantemente i lampacioni sotto acqua fresca, abbiamo ottenuto questo risultato. Ora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare ad incidere il lampacione sulla parte superiore facendo un taglio a croce, così, senza intaccare la base. Poi vi spiegherò perché. Ora, prendiamo il lampacione, io ne prendo uno più grande per essere più visibile. Con un coltello ben affilato andiamo a tagliare delicatamente. Ci dobbiamo fermare a qualche millimetro dalla base, vedete? Questa è la base, io mi sono fermata qui. Questo perché noi andremo a friggere i lampacioni e quindi una volta messi nell'olio, se noi arriviamo alla base, tutti i petali esterni si staccano dalla base e vanno a spargersi nell'olio. Quindi andiamo a tagliare a croce così, sempre stando attenti a non arrivare alla base. Più tagli faremo, più sarà bello il nostro lampacione. Io mi fermo così, io mi blocco qui. Adesso andiamo a friggere i nostri lampacioni. Andiamo a friggere i lampacioni. Li immergiamo in olio bollente. E adesso vedrete che cosa succede. Vedete? Aspettate un attimo. A questo
questo punto, quando comincia ad aprirsi, a formare un fiore, andiamo a girarlo. Vedete? E continuiamo la cottura. Dopo qualche minuto il lampacione si presenterà così, assomiglierà proprio a un fiore. Dobbiamo continuare però ancora la cottura, perché deve arrivare il calore deve arrivare al cuore del lampacione ed essere croccante fino al centro. Ora continuiamo. I lampacioni sono cotti, come vedete sono bellissimi. Adesso andiamo a impiattare. Ed ecco i lampacioni. Come vedete e come sentirete, sono croccantissimi. Ora, adesso questi possono essere conditi sia solo con sale e pepe, e vi assicuro che già così sono buonissimi. Oppure possiamo condirli così. Prendiamo i lampacioni, li andiamo a condire con del vin cotto. Vi assicuro che col vin cotto sono una cosa pazzesca. Non troppo. Così. L'amaro dei lampacioni e il dolce del vin cotto si sposano benissimo, anche se bisogna dire la verità che fritti non sono più amari. Quindi questa è la nostra ricetta che abbiamo realizzato oggi, lampacioni fritti. Grazie per avermi seguito, alla prossima video ricetta. Ciao.